io devo ammettere, bambini, devo ammettere che queste puntate della domenica finalmente sono venute. Finalmente anche questo giorno di festa possiamo trascorrerlo insieme. E scusate se c'è stato un attimo di imbarazzo all'inizio della trasmissione per via della sonnolenza dalla quale eravamo pervasi, ma dopo tutto era la prima volta che comparivamo in video di domenica, quindi eravamo un po' stanchi. Perdonateci quella brutta figura che abbiamo fatto all'inizio. Invece adesso facciamo trionfare la nostra trasmissione. Una trasmissione che avrebbe dovuto trionfare nella maniera migliore, perché volevamo presentarvi delle cose particolarmente belle. Invece si è dimesso di mezzo al solito il piccolo One, il quale ne ha combinato una delle sue, cioè è entrato in scena dicendo che aveva fatto un'invenzione incredibile, aveva inventato l'ago senza punta. Figuriamoci voi la genialità di un cane, può arrivare ma a inventare l'ago senza punta. Come si fa a essere così geniale? Ma tu sei un salame, perché l'ago senza... E poi, One, da adesso tu ti vai a vestire, perché non è giusto che si compara in televisione in pigiama. Io noi di Italia 1 stiamo cercando di dare un'immagine positiva alla gente che ci segue. Domenica mattina sto in pigiama. Tu sei un volgare se ti presenti in questo modo, perché tu entri nelle case degli altri e devi entrare vestito bene, ma non in pigiama. Ma anche sciatto. Loro, anche loro sono in... Sei sciatto tu. Io non sono One. No, tu sei sciatto. Ma sciatto è quello che mandano gli americani sulla luna. Quello è lo shuttle. Tu sei sciatto in senso che sei vestito in una maniera sbagliata. Ma se c'è un pigiamino meraviglioso. No signore, tu ti vai a vestire bene. Comunque sì, adesso questa puntata guarda lasciamo andare in questo è modo il pigiamino e cerchiamo di... piuttosto di capire. Guarda che questo è il pigiamino sì, di Lino. Questo è il pigiamino tuo, non lo metto in dubbio. Ma no, non è mio, è di Lino. Alla gente. È di Lino. È di Lino. Ah, dici che è di tessuto di Lino. No, però no, no, è proprio Lino, il figlio del cameraman. Ah, che ti ha prestato il pigiama. Vabbè, ma adesso queste sono cose che non riguardano la gente, non ne importa niente. Loro vogliono vedere una trasmissione ricca. E tu ti sei messo in mezzo prima. Manuela aveva l'ordine di presentare quei bei filmati che avevamo girato alle Niagara Falls. Ma cosa c'entra? Oh, c'entra! Ma cosa invece c'entra? Te sei uscito fuori con quella invenzione imbecille del lago senza punta, che non serve a niente. Ma come non serve? Tu stammi bene a sentire. Serve non stammi bene cazzo a sentire allora. Te lo spiego una volta per tutte. Sì. Le invenzioni sono ben altra cosa. Cioè? Ad esempio, la scrittura. Cosa c'entra la scrittura? Chi l'ha inventata? Che ignorante che sei! La scrittura non si inventa, si impara a scuola dalla maestra. Ah sì? E allora ascoltami bene, anche voi bambini, perché questo è interessantissimo. Pensate che gli antichi primitivi, quando volevano rappresentare un evento memorabile, una cosa importante accaduta nella loro tribù, cosa facevano? Non sapendo scrivere, già che la scrittura non era ancora nata, disegnavano delle scene che potessero rappresentare questi avvenimenti importantissimi. Però non era sempre facile poter disegnare un avvenimento. Allora ecco che venne fuori dall'antico Egitto e dalla Cina una sorta di scrittura differente, cioè determinati soggetti, ad esempio una gamba piegata, un occhio, simboleggiavano una determinata cosa. Cioè ad esempio l'occhio simboleggiava il verbo vedere, una gamba piegata simboleggiava il verbo correre. E così crearono questi ideogrammi, cioè questi segni geroglifici, tramite i quali si potevano raccontare molte più cose che potevano non essere rappresentate tramite un unico disegno. Ma la vera rivoluzione nella scrittura, chi l'ha fatta? Ma la vera rivoluzione nella scrittura chi l'ha fatta? L'hanno fatta i Fenici, i quali abolirono quell'idea di disegnare tramite simboli, cioè con i geroglifici, ed inventarono invece per ogni lettera di cui una parola è composta un determinato suono che veniva rappresentato con un determinato simbolo. Ad esempio la parola ape. La parola ape è formata... Dov'è? Che? Sentite passare? Che? L'ape. No, ne sto parlando io dell'ape. Sto dicendo la parola ape è composta da quali suoni? Dalla A... A fallo A dalla P fallo P P P P P dai P P che? Si dice di domenica mattina che? Quella cosa che hai detto te. Ma no P P in quel senso P il suono P P P P P è A A P P E Apie. Insomma i Fenici viene Apie. L'ape. I Fenici fecero questa incredibile rivoluzione, cioè crearono per ogni suono che si può emettere con la bocca un determinato segno, insomma crearono l'alfabeto. E fu proprio grazie a questa rivoluzione dei Fenici che nacquero tutte le forme di scrittura e di linguaggio del mondo. Quindi dobbiamo dire grazie ai Fenici che hanno inventato per primi l'alfabeto, cioè un modo di comunicare tramite la scrittura, non per mezzo di simboli o per mezzo di disegni, ma tramite proprio l'alfabeto che noi oggi conosciamo. Hai visto quindi che la scrittura è nata tramite un'invenzione? Ecco, queste sono delle vere invenzioni, non l'ago. Uno, due. Che sta facendo? Faccio ginnastica. Attento, dovresti stancarti a fare queste cose. Bambini, comunque sia, indipendentemente da questo piccolo
da questo piccolo taglio di tempo che abbiamo voluto fare. Ecco, sì, indipendentemente parliamo delle cose importanti. Andiamo a cogliere. Lago senza punta. Ma che lago senza punta che non serve a niente? Che ci fai ad un lago che non buca? Non mi buco! E vabbè, ma non ti buchi te, ma non buchi neanche il cucito che devi fare. Scusa, il vestito, se il lago non passa, a che serve? Senti, ti tieni là il moncherino del lago. Senti un momento, quando uno fa un'invenzione particolare per una cosa. Beh, io comunque sono convinto, caro mio, io sono convinto che i bambini a casa che ci seguono, loro sì che saprebbero fare delle buone invenzioni. Sì. Di conseguenza, già che io oggi vi ho parlato della nascita della scrittura, come l'uomo si è evoluto nella storia e ha creato questo importantissimo mezzo di comunicazione che è la scrittura, perché voi non ci mandate delle letterine? Perché noi saremmo curiosissimi di vedere chi è il più bravo tra voi ad inventare qualche cosa. Mandateci delle letterine arricchite anche di disegni e mandateci delle invenzioni particolari che voi avete fatto. Se voi avete fatto delle invenzioni, avete in mente delle cose che possono essere utili e ancora non sono state inventate, mandatela alla nostra trasmissione al solito indirizzo, quello che conoscete bene, non ve lo ripeto anche perché lo vedete tutti i giorni nell'angolo della posta. Dico, mi raccomando, mandate questa invenzione, noi premieremo l'invenzione più bella ogni settimana. Quindi mi raccomando, datevi da fare ed inventate delle cose belle ed utili anche per far vedere a Juan quali sono le vere invenzioni, quelle che fate voi, quelle che ha creato l'uomo nella sua storia, non certamente queste fesserie che lui quotidianamente. Comunque sia, la trasmissione di quest'oggi, che doveva essere ricca e importante, a quanto pare non lo è poi così tanto. Cercheremo di rifarci nei prossimi breaks che ci seguono. Nel frattempo andiamo avanti con Cartoni Animati, poi ci vediamo di nuovo e vedremo di riuscire a cucire una trasmissione più degna di un giorno domenicale. Sai che mi è venuta in mente una cosa? Cosa?